Ok, le nostre canzoni sono finite, abbiamo terminato la fase di registrazione e adesso bisogna mandarle in mix. Vi spiego come si fa senza che un fonico debba bestemmiarvi dietro. O almeno vi spiego come lo faccio io e nessun fonico mi ha mai bestemmiato dietro. Che io sappia. Quindi, presumibilmente giusto? Oh ragazzi, bentornati ad un nuovo video e bentornati ad un nuovo episodio di questa serie su come registrare un disco da zero, la serie in cui vi mostro come registreremo, meglio come abbiamo registrato il mio EP. Siamo partiti dai demo, abbiamo registrato voci, chitarre, basso, batteria, chi più ne ha più ne metta, e siamo arrivati al punto di dover mandare tutti i pezzi in missaggio. E questa qui è una fase abbastanza delicata, perché da qui non si torna indietro. Quello che mandiamo in missaggio è quello che poi resterà nei file finali, quindi non vogliamo fare cavolate. Quindi armiamoci di santa pazienza, vi faccio vedere nei progetti quali sono le aggiunte dell'ultimo minuto che abbiamo fatto, quali sono le operazioni che ho fatto all'interno dei progetti per sistemare le tracce, plugin da togliere, plugin da lasciare, scelte creative da tenere, scelte da demandare all'ingegnere che farà il missaggio della canzone, e soprattutto vi faccio vedere poi come esportare le tracce e come impacchettare il tutto affinché chi le riceva abbia un lavoro organizzato, pulito e della massima qualità possibile, che poi sarà la qualità che verrà tradotta nel file finale. Perché ricordiamoci, noi abbiamo lavorato a questi pezzi da 3-4 mesi. Chi andrà a mixarle probabilmente queste canzoni le ascolterà per la prima volta e non possiamo pretendere che conosca le tracce a menadito come le conosciamo noi. Dobbiamo dargli un minimo di strumenti per entrare nel contesto. Ovviamente, se questo è il primo episodio che guardate di questa serie, io vi invito a recuperarvi qui i precedenti, vi lascio una playlist, in descrizione trovate il gruppo Telegram dove possiamo chiacchierare, i link ai prodotti che abbiamo utilizzato per registrare il disco, e ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale per supportare questi contenuti, non perdervi i prossimi, e se lasciate un commento, un like, fa sicuramente piacere all'algoritmo e a tutto quello che ormai sappiamo di YouTube. In questa fase fate le cose con calma, non andate di fretta, non chiudete tutto di fretta, fate questa operazione 1-2 settimane dopo che avete finito di registrare, ascoltatevi il vostro pezzo a ripetizione, domandatevi: ho tutto? Questa cosa l'ho fatta giusta? Potevo farla meglio? Ci andrebbe bene qualcos'altro? Devo togliere qualcosa? Nel nostro caso, per esempio, nel piccolo Schroeder, siamo andati ad aggiungere delle tastiere, dei synth, dei pad, come anche in tutto il disco. L'ho fatto il nostro amico e tastierista Giuliano, che è stato fortissimo, è stato velocissimo, nonostante si sia rotto una mano. Ve l'ho detto nello scorso video, abbiamo avuto una scia di incidenti e sfighe fantastica, interminabile, durante la registrazione di questo video. Assicuratevi di avere tutto. Prima cosa da fare quando mandate una canzone in mix, a meno che non abbiate preso accordi differentemente con il fonico, intonate la vostra voce e quantizzate i vostri strumenti, perché chi riceverà le vostre tracce nel 99% dei casi non si metterà lì ad intonare le voci con il Melodyne, non si metterà lì a spippolare con le vostre batterie e mettervi in griglia ogni rullante storto. Quindi la primissima cosa da fare e aprirvi il vostro Melodyne, il vostro Autotune, quello che utilizzate, intonare tutte le voci, intonare tutte le voci secondarie, se necessario fate un passaggio di Vocaline, se lo conoscete o se avete registrato bene, no, e soprattutto quantizzate i vostri strumenti, non mandate roba fuori tempo, non pensate vabbè questa qui è un pochino storta, lo sistemerà lui, no, probabilmente no. Uno, perché al primo ascolto non è detto che una persona si renda conto che una chitarra è 2 millesimi di secondi più avanti o che una voce è leggermente stonata. Ricordate sempre, voi questi demo li state sentendo da mesi. Una persona normale che li ascolta una prima volta probabilmente non potrebbe neanche accorgersi di errori che sentite voi. Punto 2, non obbligatorio ma sicuramente graditissimo, tagliate via tutti i silenzi. E attenzione, non vi dico esportate frammenti di audio, sicuramente la vostra traccia sarà lunga e conterrà dei silenzi, però tagliate gli inizi e le code delle registrazioni, quei pezzi dove tipicamente si sente la vostra voce che fa rumori di saliva vari, il click alla fine della registrazione quando stoppate tutto, quelle sono cose fastidiosissime da togliere. E altro punto, questo sì obbligatorio
e sì, ho fatto la cazzata di farlo sentire nelle mie registrazioni, tagliate via tutti quelli che possono essere schiocchi delle labbra, registrazioni, click che fate con la lingua prima di iniziare a registrare, tutte quelle porcherie che si sentono e che alla fine si sentiranno molto di più. Magari nei vostri demo sono bassi di volume, non li sentite, mettetevi lì con la traccia in solo, fatelo traccia per traccia, sentite, togliete tutto quello che c'è da togliere, tutto quello che fa schifo, perché anche se non lo sentite, fidatevi, ci sarà, me ne sono accorto troppo tardi. Sempre in questa categoria e altra cosa fastidiosissima sono i tagli netti dell'audio, per intenderci sono quei punti dove voi troncate l'audio di netto e sentite proprio un pop quando la traccia parte o il frammento di audio parte. Quella roba lì è facilissima da eliminare, è una rottura di coglioni da fare su 80 tracce probabilmente, ma vi tocca. Anche qui mettetevi ad ascoltare tutto traccia per traccia. Su Logic c'è un tool apposta per fare i fade all'inizio e alla fine di una clip. Fatelo, chi avrà le vostre tracce vi ringrazierà tantissimo. Altro suggerimento scontato ma non troppo, assicuratevi che nessuna delle vostre tracce vada in clip e credetemi, sembra una cavolata, ma non lo è, perché molte volte, soprattutto in digitale, noi registriamo delle tracce, ci buttiamo sopra da subito degli effetti se non già in registrazione, poi quando andiamo a togliere quell'effetto scopriamo che il compressore di turno o il limiter stava mascherando un clip o una leggera distorsione della traccia e quello non è mai bello perché sì, la puoi salvare, però potevi farla meglio, quindi verificate. Andiamo avanti, altra cosa che ho fatto, se avete strumenti virtuali o tracce MIDI, anche se sono gli strumenti stock di Logic che tutti dovrebbero avere, convertite tutto in audio. Non è detto che chi riceverà le vostre tracce mixerà con il vostro stesso software, non è detto che abbia suoni migliori o che abbia voglia di mettersi a cercarli, non è detto che abbia i vostri stessi strumenti, non è detto che se poi lui sceglie uno strumento che non è il vostro, quello strumento poi vi piaccia. Quindi a scanso di equivoci o a meno che non abbiate accordi differenti, prendete le tracce MIDI, convertitele in audio, molto molto più tranquillo. E arriviamo qui a uno dei punti che sono sempre in dubbio, in cui c'è sempre confusione. I plugin li lascio sulle tracce, li tolgo, gli effetti li lascio o li tolgo. Vi dico la mia, vi dico quello che faccio io, spengo tutti i plugin, tengo soltanto gli effetti creativi che mi aiutano a dare un determinato stile alla mia canzone. Per esempio, se ho messo una distorsione molto particolare che caratterizza quella parte del brano, io quella la lascio, non vado a sperare che chi mixerà la canzone capisca e lo faccia uguale, gli lascio quella che piace a me e amen. Stessa cosa per gli equalizzatori, se ho messo un equalizzatore sulla voce probabilmente lo tolgo, se ho messo un equalizzatore che mi dà un effetto megafono o un effetto telefono in un certo punto del brano, quello lo lascio. Riverberi no, tendo a togliere tutto, perché se poi quei riverberi sono sbagliati prenderò bestemmie, perché il riverbero è una delle cose più difficili da rimuovere o da mascherare, quindi togliete tutti i riverberi. Stessa cosa per i delay, anche qui a meno che non abbiate utilizzato qualcosa di creativo o particolare, togliete tutto. Amplificatori per chitarra o basso? Bella domanda, io qui sono per il lasciarli. Se voi avete fatto dei suoni particolari, teneteli così, esportate la traccia di chitarra come l'avete pensata voi. Per il resto, secondo me, via i compressori, via i limiter, mastering, neanche a parlarne, togliete tutto dal mix bus principale, via. Lasciate soltanto quello che è imprescindibile per caratterizzare il vostro brano. Ultima cosa da controllare all'interno del progetto è la chiusura del pezzo, e questa sfugge sempre perché noi ci mettiamo lì ad ascoltare la canzone, sentiamo 10.000 problemi ma non arriviamo mai alla fine del brano e quindi poi scopriamo che ci sono code strane, click alla fine, rumori delle corde del basso, rumori delle corde della tastiera della chitarra, via, fate fade alla fine del brano per ogni strumento. Scegliete 2-3 strumenti al massimo che abbiano una coda più o meno della stessa lunghezza in modo che possiate avere qualcosa di
amalgamato e omogeneo, lasciate quelli e fate un bel fade in quando avete 1-2 secondi di silenzio. Una volta che avete sistemato tutto, ripulito tutte le schifezze, allora sì, potete procedere a selezionare tutte le vostre tracce e ad esportarle, non prima però di averle rinominate come si deve. Mi raccomando, non aspettatevi che chi riceverà le vostre tracce possa capire che GT1LX5C sia la vostra chitarra acustica. Mettetegli un nome parlante che possa capire, scrivete chitarra acustica L, chitarra acustica R, chitarra elettrica L, chitarra elettrica R, snare, snare top, snare bottom, kick in, kick out. Siate quanto più possibile comprensibili e qualora non lo foste o non possiate esserlo, mettete delle note, scrivetevi un foglio di testo che allegherete al vostro progetto, in cui scrivete cosa significano determinate tracce. Ricordatevi sempre di esportare un rough mix, una versione del mix che abbia tutti i vostri plugin, tutti i vostri livelli, tutto quello che suona come voi avevate immaginato il pezzo, e mettetelo nella cartellina assieme a un'altra cartella con tutte le tracce, in modo che ad un primo ascolto lui già possa capire il fonico. Ah, ok, questa persona vuole arrivare più o meno qui, devo solo farlo meglio. Però un'idea dategliela, perché altrimenti magari lui ha una visione che non è la vostra e quindi vi ritroverete con delle chitarre troppo alte rispetto a quello che avevate immaginato, delle voci troppo indietro. Questi sono tutti suggerimenti che potete dare oltre con il rough mix. Testualmente, banalmente scrivete: vorrei una canzone nello stile D, se possibile aggiungete anche delle reference in Wave o in MP3, sempre nella stessa cartellina, e gli scrivete: vorrei che la chitarra sia la parte focale di questo mix, o vorrei che la voce sia avanti, tutto quello che possa aiutare questo povero Cristo a capire quello che volete da lui. E fidatevi, più siete precisi prima, meno dovrete fare revisioni alla fine e meno avrete da fare scambi, no, mandamelo con questo un pochino più alto, mandamelo con la chitarra un pochino più bassa. Se siete chiari dall'inizio sarà tutto molto molto più facile. Altra cosa fondamentale da non dimenticare è il BPM con cui avete registrato il vostro brano, e vi faccio un esempio di quella che può essere la cartellina che mando io a un fonico per mixare una mia canzone. Sarà quasi sempre un file zip che avrà come nome BPM del brano, nel caso del piccolo Schroeder, quindi 145 BPM trattino basso piccolo Schroeder. All'interno ci sarà una cartella con le tracce che ho esportato, rinominate giuste, una cartella con le tracking sessions, se ce le avete, sono le registrazioni grezze senza nessuna modifica, in modo che nel caso estremo in cui la persona che sta mixando si accorge che avete scazzato qualcosa, può andarsi a recuperare il file originale. Il rough mix della vostra canzone in MP3 va benissimo come l'avevate pensato voi. E poi quello che a me piace fare è mettere 3 o 4 reference di brani che mi ispirano, ma oltre il titolo della canzone io ci metto anche il perché quella canzone mi ispira. Esempio, ti prendo una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari perché mi piace il sound, ti prendo una canzone di Ed Sheeran perché mi piace l'atmosfera, ti prendo quell'altra canzone perché mi piace come è stata mixata lì la chitarra, in modo che chi vada ad ascoltare può avere un'idea più chiara di quello che avete in testa. Perché fidatevi, sarà la terza volta che lo ripeto in questo video, quello che avete in testa voi lo sapete soltanto voi. Per quanto a voi possa essere chiaro, per quanto possa essere palese, per quanto diciamo vabbè, è ovvio, deve essere per forza così, no, una persona diversa da voi capirà nel 99% dei casi qualcosa di diverso, quindi dovete essere al 100% sicuri di aver fatto il possibile per trasmettere il vostro messaggio, la vostra idea. Oltre a tutte queste cose qui, sempre bene, come vi dicevo prima, aggiungere un file di testo, un documento da blocco note, e gli scrivete giù veramente tutto quello che avete in testa, fate un flusso di coscienza, gli dite: voglio la chitarra in questo stile, voglio la voce così, voglio l'atmosfera che sia molto riverberosa, tutto quello che può venirvi in testa è sicuramente utile. Le tracce che esportate, non l'ho detto prima, ma
esportateli alla massima qualità, quindi 24 32 bit come bitrate va benissimo, quello con cui avete registrato, nel mio caso 4400 o 48, non mi ricordo. Per il resto non mi sento di consigliarvi altro. Se seguite queste regolette, che sono semplici alla fine, sono anche di buon senso, state tranquilli che la persona a cui manderete le vostre tracce sarà molto contenta, non vi bestemmierà e vedrà in voi una professionalità già in partenza, già dal momento in cui gli avete consegnato le tracce. Perché attenzione, è molto facile consegnare un file zip con 10.000 tracce rinominate a cavolo e cascare sui coglioni di chi poi alla fine dovrà lavorare per voi alla vostra canzone a cui tenete tanto e non volete una cosa del genere, fidatevi. Ragazzi, davvero non mi sembra di dovervi dire altro. Io adesso tutte queste operazioni dovrò farle anche sugli altri pezzi, perché al momento l'unica che abbiamo mandato è il piccolo Schroeder e mamma mia come è venuta bene. Vorrei tanto farvela ascoltare, però forse posso farvi anche un piccolo spoiler, oltre che un piccolo Schroeder. Vediamo se nei commenti qualcuno riconosce cos'è questo. Se siete nel gruppo Telegram che trovate in descrizione, probabilmente sapete che sto combinando, però ve lo spiego magari in un prossimo video. Intanto beccatevi questa come spoiler. Ovviamente vi invito di nuovo ad iscrivervi al canale, perché nei prossimi video, oltre a farvi vedere come ho fatto la copertina e come ho realizzato la copertina in vari formati, se avete inteso vagamente che cosa sto combinando, voglio raccontarvi tutti quelli che sono gli errori che ho fatto nella registrazione di questo EP, che fondamentalmente mi sono reso conto è un qualcosa che dovrebbe prendere molto poco tempo, 3, 4, 5 giorni. Noi ci abbiamo messo mesi, ok? Non siamo professionisti, nessuno di noi, ce la siamo presa molto con calma, però secondo me tante cose potevamo farle meglio e ho tanti spunti per farlo meglio la prossima volta e voglio farci un video in modo da metterli in chiaro, nero su bianco, anche per me. Quindi c'è quello, c'è la copertina del disco. E poi passiamo, prima di farvi vedere come andiamo a mixare questi pezzi, perché andrò in studio dalla persona che ci farà il missaggio, sarà una bomba, però dobbiamo aspettare agosto per quello, e vi voglio far vedere che cosa sto organizzando poi a livello di marketing, cagatine, pubblicazione. Sono tante cose bellissime, quindi adesso arriva la parte divertente, nuovamente creativa del lavoro. Nel frattempo voi fate i bravi e ci vediamo settimana prossima. Ciao. Come il piccolo Schroeder, curvo sul mini piano, anche se intorno a una festa.